Nuovo sciopero oggi dei lavoratori dell'Ipersimpli con sit-in davanti alla sede della provincia. Sì, noi siamo in protesta perché l'azienda ha fornito gli elenchi dei trasferimenti e sono trasferimenti assurdi. Le persone devono andare a 55, a 190, a 120 chilometri. Tra l'altro le persone mandate più lontano sono quelle che hanno invalidità e problematiche di vario genere. Senza adeguamenti degli stipendi? No, per ora no, noi abbiamo chiesto con forza che ci sia un rimborso che comunque non intacchi il salario dei lavoratori, ma ad oggi, avendo visto anche la lista dei trasferimenti, noi contestiamo anche i criteri con cui è stata redatta, perché riteniamo che l'azienda non abbia tenuto conto dei criteri di legge, ma esclusivamente delle proprie esigenze, peraltro non solo esigenze tecnico-produttive, ma abbiamo l'impressione che ci sia stata una visione poco democratica e poco rispettosa della legge. Quindi innanzitutto contestiamo gli elenchi dei trasferimenti. Vogliamo che in ogni caso i trasferimenti siano accompagnati da un rimborso che non intacchi il salario e poi che puntiamo soprattutto in realtà sull'attività che stanno facendo le istituzioni per trovare un'attività che venga a sostituire l'Ipersimpli qui da noi e che si sostituisca a Smaoshan. C'è la possibilità della cassa integrazione? Allora io su questo vorrei avere prima la legge, il decreto del governo che stabilisce che c'è la cassa integrazione. Noi abbiamo chiesto all'azienda di applicare ammortizzatori sociali. La cassa integrazione per cessazione purtroppo oggi per legge non c'è, quindi se il governo, la ditta ha dato disponibilità qualora nei tempi utili a questa trattativa il governo dovesse approvare il decreto Genova, se nel decreto Genova la cassa integrazione fosse prevista anche per tutta Italia. Io penso che però se le istituzioni dovessero trovare un'attività che sostituisce l'Ipersimpli, data la disponibilità dell'azienda a fare oggi cassa integrazione per cessazione, si potrebbero valutare anche altri ammortizzatori sociali.